eccoci di nuovo insieme, amici e amiche, in questo spazio chiamato Andante con Brio, spazio basato sulla musica, sulle parole dei miei colleghi recensori di rocknation.it, che saluto tutti, incominciando dalla caporedattrice Francesca. Sarà una puntata molto molto ghiotta, perché c'è veramente tanta tanta roba interessantissima che comincerà a breve, comincerà subito dopo che avrete messo un like a questa puntata e magari che vi siate anche iscritti a questo canale. È totalmente gratuito, ma per noi fa la differenza, cresciamo di un grammo alla volta. Ma andiamo subito a parlare di musica e inizio questa puntata con una recensione che ho scritto io stesso e che mi vede particolarmente coinvolto anche dal punto di vista di gusto e anche un po' di emotività, perché comunque ho da sempre adorato questa band che si chiama Melvins. Melvins che tornano sulle scene con Tarantula Heart, il loro nuovo disco, che è un concentrato di rock sperimentale e totale imprevedibilità. Come molti sapranno, sono dei veterani della scena rock alternativa che non smettono mai di stupire, neanche questa volta ovviamente. Il loro nuovo album, in uscita il 19 aprile sulla mitica Ipecac Records, è un'ulteriore conferma della loro indole anticonformista e del loro talento nel sovvertire le regole. L'album si apre con una traccia di ben 19 minuti che si intitola Pain Equals Funny, che già da sola rappresenta un manifesto della loro musica. 19 minuti di riff martellanti, cambi di ritmo repentini, improvvisazioni psichedeliche a tratti rumoristiche. Le restanti 4 canzoni che compongono l'album, che se possiamo definirle di durata normale, quindi tra i 4 e i 5 minuti, non perdono però di intensità e originalità. La gestazione dell'album è stata quantomeno inusuale, atipica, perché i brani non erano completamente definiti prima di entrare in studio per le registrazioni, e l'apporto del batterista Roy Mayorga è avvenuto in parte in sovraincisione, senza prove preventive. Il risultato è un sound caotico, imprevedibile, dove ben 2 batterie, e che batterie, quindi appunto Roy Mayorga e Dale Crover, si intrecciano a creare un tappeto sonoro dirompente. Tarantula Heart non è un album per tutti, non è un album per tutti i gusti, e non è certo la colonna sonora ideale per un aperitivo fighetto. È un disco che va preso per quello che è, un'esplosione di creatività pura e selvaggia, un inno alla sperimentazione e all'istinto. È un must have assoluto per gli amanti del rock alternativo nel senso più stretto della parola alternativo, e ovviamente per tutti coloro che non hanno paura di andare controcorrente. Buon ascolto. Andiamo a dare riassunto, lettura della recensione fatta dalla collega Marta Mazzeo, che riguarda i Gunn, la band scozzese hard rock che torna con il loro 9° album in studio intitolato Homebrew, uscito il 12 aprile per Cooking Vinyl, un ritorno atteso dai fan dopo il successo della reunion del 2008. L'album si apre con All Fired Up, un brano con influenze pop che introduce l'ascoltatore al mood melodico di questo disco. Tra le perle del disco troviamo Boys Don't Cry e Take Me Back Home, due singoloni orecchiabili che dopo una volta che li hai sentiti li ricanti. Ecco, la prima canzone, Boys Don't Cry, vanta dei cori femminili che donano addirittura un tocco soul, mentre la seconda è più rock, sicuramente più rock and roll. Marta ci fa poi un dettagliato track by track, una descrizione dettagliata di tutte le canzoni, però alla fine conclude dicendo che nonostante alcuni brani riempitivi, Hombres è un album che permette di scoprire i veri Gunn. È un disco sereno, pieno di energia e di positività, che
rappresenta forse un passo in avanti rispetto ai lavori precedenti alla Reunion. Hombres dimostra una maturità mai raggiunta prima dalla band e probabilmente non sarà il miglior album hard rock di sempre, per carità, ma per gli amanti del genere è sicuramente da ascoltare. È un disco che segna la consacrazione dei Gunn come band consapevole della propria identità musicale. The women they look right, but they ain't looking at you. You ain't got nothing, don't try to get us. Andiamo a leggere le parole di Carlo Giorgetti, che ci parla di Carmelo Pipitone, che torna con Piedi in acqua, un disco introspettivo e ricchissimo di spunti. Carmelo Pipitone, chitarrista e cantautore siciliano, pubblica il suo terzo album da solista, appunto Piedi in acqua, che spazia tra prog, folk e alternative rock. L'album è nato da un'esigenza di riflessione dopo gli ultimi difficili anni segnati dalla pandemia e dalla solitudine. Pipitone trova le sue radici acustiche e canta in dialetto siciliano, raccontando il suo amore per la sua terra e le sue riflessioni sulla vita. La chitarra è la vera protagonista di questo disco, al di là delle parole, con arrangiamenti essenziali e tocchi molto mediterranei. Nella fattispecie la title track Piedi in acqua è un manifesto dell'intero disco, con un testo che parla di introspezione e di ricerca di sé fatta in un certo modo. Vi lasciamo scoprire quali. È un disco consigliatissimo a chi ama la musica d'autore, che può fare riflettere, che può mettere in moto sì la mente, ma anche qualcosa di un po' più profondo, un qualcosa di più vicino alla sensibilità, all'emotività di ciascuno. È un lavoro che chiaramente conferma la sensibilità e il talento dell'autore Carmelo Pipitone. Just yet, don't wanna be spilling my guts to someone I just met. Il nostro amico Luca Cremonesi ci porta a conoscere Navigazioni intorno al Monte Analogo, un altro viaggio molto introspettivo attraverso la musica di Michele Lobaccaro, fondatore di Radio Dervish, e che presenta questo suo primo album da solista, un'opera ambiziosa ispirata al celeberrimo romanzo omonimo di René Dumas, portato recentemente anche alla ribalta dai mitici Karma, che nel loro ultimo K3 hanno intitolato proprio un brano Monte Analogo. L'album si configura come un concept, quindi un viaggio che si compone di 9 tappe, che sono i 9 brani, di ricerca spirituale e interiore del protagonista del romanzo. Lobaccaro, attraverso la sua musica, ci invita a riflettere quindi sul senso della vita e anche molto sulla trascendenza di sé. Navigazioni intorno al Monte Analogo non è quindi un semplice album da ascoltare, ma è una vera e propria esperienza da vivere. Musicalmente si spazia dal rock al folk, dalla psichedelia all'elettronica, creando un'atmosfera suggestiva, coinvolgente, trasportando l'ascoltatore all'interno di questo immaginario viaggio del protagonista. Le parole di Lobaccaro sono poetiche e profonde, ricche di riferimenti letterari, filosofici e spirituali. I testi dei brani ci guidano attraverso le riflessioni del protagonista, ponendo tanti e profondi interrogativi sul nostro posto nel mondo e sul significato della nostra esistenza. Anche questo non è un album per tutti, ma in un modo diverso da quello che può essere quello di Melvins. È un lavoro complesso e profondo che richiede un ascolto attento e riflessivo, cioè non è un album da mettere su in macchina per farvi un viaggio o per andare a fare la spesa, ecco. Se siete alla ricerca di una musica leggera e di facile intrattenimento, questo disco non è quello che fa per voi. Però se siete invece degli esploratori, prima di tutto di voi stessi e poi di nuovi mondi sonori e artistici, e vi piace riflettere su temi universali come la vita, la morte e lo spirito, allora Navigazioni intorno al Monte Analogo è un'opera che vi sorprenderà. Two lonely songs, one
concludiamo questa puntata con una conclusione, e mi perdonerete questo gioco di parole, però stiamo parlando dell'album doppio di chiusura della loro carriera dei Sum 41, che si intitola Heaven for Hell. I Sum 41 tutti li conoscerete, la storica band pop punk canadese, salutano i loro fan con un doppio album, è questo di cui stiamo parlando, intitolato Heaven for Hell, in uscita il 29 marzo per Rise Record. Questo lavoro rappresenta proprio l'ultimo capitolo della loro discografia, come hanno annunciato ampiamente, e ripercorre la loro evoluzione musicale attraverso due distinte selezioni, Heaven e Hell, quindi Paradiso e Inferno. Heaven racchiude la parte più melodica e orecchiabile del loro repertorio, ripercorrendo i successi che li hanno resi celebri negli anni 90, per esempio brani come Waiting on a Twist of Fate, Dopamine, e sono un concentrato di energia e di nostalgia capaci di far rivivere le atmosfere spensierate dei loro esordi. Questo primo disco si conclude con la suggestiva Radio Silence, una ballata che cala il sipario sulla prima parte con un tocco molto malinconico. L'altro disco dei due, Hell, l'inferno, invece esplora il lato più oscuro e maturo della band, con sonorità molto più aggressive e testi introspettivi. Brani come Rise Up oppure In Stranger in This Time mettono in risalto la loro crescita artistica e la capacità di sperimentare generi differenti pur mantenendo la loro identità sonora. Tra le sorprese di questa sezione troviamo anche una cover di Painted Black dei Rolling Stones, reinterpretata con una grande grinta e tanta tanta personalità. Heaven for Hell è un'opera completa. È un'opera ambiziosa, è un'opera che celebra una carriera ventennale dei Sum 41, omaggiando il loro passato e aprendosi verso nuove sonorità. Un album che piacerà sicuramente ai loro fan di sempre, ma che conquisterà anche chi non li ha mai conosciuti. Insomma, un ultimo saluto in grande stile per una band che ha lasciato a suo modo un segno nella storia del pop punk. Questo era un articolo di Daniele Bianchini. E noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, spero vi sia piaciuta. Devo dire che tutti e cinque questi dischi io me li sto ascoltando e mi stanno piacendo. Vi invito a fare altrettanto e di dirci cosa ne pensate. Il confronto è sempre molto molto bene accetto, quindi lasciate anche un commento a questo video che ci fa molto piacere leggervi. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un bel pollicione, che ormai è diventato un simbolo di assenso. Andiamo avanti e ci vediamo la prossima puntata, sempre carichi, sempre andanti con brio. Ciao!